Mi hanno mandato in prova il prototipo del Man Brooklyn da 36 mm, un nuovo orologio molto diverso da quello che potrebbe essere un classico everyday watch per una idea, secondo me, super interessante di cui vi voglio parlare oggi. Ciao ragazzi e bentornati su PSQ Watches, io sono Pasquale, come state? Spero tutto bene. Oggi insieme parliamo di Man, un'azienda che avete già visto qui sul canale. Vi ho parlato del loro GMT, che l'ho ritenuto uno dei GMT, se non il GMT migliore in termini di rapporto per le specifiche, per la qualità della cassa, rapportate appunto a quello che è il prezzo. Ed oggi insieme parleremo del Brooklyn, il nuovo modello, e nello specifico in video vedete un prototipo, quindi ci tengo già a dire, già da adesso, che ci saranno due differenze rispetto a quello che è l'orologio in video. La più grossa e sostanziale, che effettivamente cambierà un pochettino la questione dell'utilizzo quotidiano dell'orologio, sarà la corona, perché quella che vedete in video è più piccola e avrà un design leggermente diverso di quella che sarà invece quella finale, che sarà più grande e con un grip sicuramente migliore, che appunto era un difetto che io ho ritrovato provando questo Brooklyn prototipo. Ed il bracciale, un classico Jubilee, invece che avere i pin a pressione come vedete oggi in video, avrà poi i passanti classico con le viti, quindi anche qui ci sarà una piccola miglioria, ma ci tengo già a dirlo da adesso. Ecco, ci saranno queste due differenze più o meno importanti in quello che sarà il prodotto finale, che vedremo poi una volta che l'orologio sarà in produzione. Ho voluto provare questo Brooklyn perché ho ritenuto molto interessante la scelta di Man di utilizzare un movimento automatico con calendario triplo, una scelta fuori dal coro che non si vede molto spesso, proprio perché avrebbero potuto sicuramente fare un everyday watch da 36 mm, quindi con questa cassa e con un base movimento alla fine sempre miota, per tirare fuori il classico everyday watch che vediamo un po' in tutti i micro brand o comunque che ritroviamo un po' dappertutto, ma loro hanno deciso di fare qualcosa di leggermente diverso e secondo me hanno fatto centro proprio per questo aspetto, perché hanno voluto sì fare qualcosa di già visto, di insomma prendere ispirazione da altri orologi, ma hanno deciso di fare qualcosa di più personale, di diverso, fuori dal coro. E la scelta del calendario triplo, secondo me, è una scelta veramente super interessante e azzeccatissima, perché appunto ti fa dire ok, è qualcosa di completamente diverso e ti può far tranquillamente partire una conversazione quando sei a pranzo, a cena o al bar con altri amici appassionati e vuoi parlare di orologi e gli fai vedere questo. Come vi avevo parlato di GMT, la qualità è elevatissima e nonostante questo orologio sia un prototipo, ritrovo le finiture di cassa e di bracciale veramente strepitose. Troviamo una qualità generale veramente curata. La particolarità di fare un calendario triplo basato poi su un Miyota automatico, il 9122, conferisce a questo quadrante un layout fuori dal coro, perché abbiamo appunto due subcontatori molto grandi all'interno del quadrante e la finestra chiaramente ad ore 6, che ti permette di avere la visione completa di quello che è il mese, il giorno della settimana e il giorno del mese con la finestrella d'ore 6, appunto. E tramite il pulsante d'ore 2 abbiamo la possibilità di regolare quello che è il mese dell'anno. Il quadrante, che poi è il cuore di questo orologio, presenta delle finiture veramente sbalorditive per il prezzo, e soprattutto considerando che è un prototipo, perché non ho trovato grossi difetti in questo quadrante. Abbiamo un quadrante che ha una finitura Soleil, ma abbiamo i due subcontatori con questa finitura granulata, e poi abbiamo all'esterno, nel reo dei minuti, abbiamo questo scalino che conferisce al quadrante questo aspetto un po' vintage, e mi è piaciuto tantissimo perché il quadrante non smette mai di parlarti. Ogni volta che lo guardi da un'angolazione diversa ha comunque qualcosa da dirti e da raccontarti, proprio per le finiture e per la qualità generale che ritroviamo. Mi è piaciuta tantissimo la scelta di Man di implementare le colorazioni, di avere più configurazioni possibili, perché già di per sé l'orologio è strano da vedere in questa configurazione con questo calendario triplo. In più, secondo me, hanno fatto un passo ancora di più in avanti per quanto riguarda la colorazione verde e la colorazione salmone. Probabilmente quest'ultima è una delle mie preferite.
La cassa, come vi dicevo, è da 36 mm con un lug to lug di 46 mm e uno spessore complessivo, considerando il vetro zaffiro, bombato di appena 12,5 mm. Nel complesso quindi l'orologio è veramente bello da indossare perché veste veramente bene ed è super piacevole perché abbiamo, come vi dicevo, tutto quello che è diverso in una cassa che invece è in un bracciale che rimandano a quello che è un grande colosso dell'orologeria come il Datejust. Ed è proprio qui che arriva la mia nota negativa quando parliamo di questo Brooklyn da 36 mm. Se le specifiche tecniche, se la qualità, la dimensione, se il quadrante e l'idea che c'è di fondo secondo me è geniale, la scelta di utilizzare un Jubilee su un 36 mm rovina un pochettino tutto. Avrei sicuramente preferito vedere il bracciale classico che Mann utilizza nei suoi orologi più sportivi, proprio per avere un proseguimento di linea di tutti gli orologi all'interno del catalogo, perché trasmette sicuramente al pubblico un senso di solidità anche in termini di design che serve quando sei un brand emergente. Avere lo stesso bracciale su più casse, su più orologi, su più idee fornisce poi al pubblico un immaginario comune che ti fa attribuire a quel bracciale e a quella finitura quel determinato marchio. Quindi io avrei sicuramente selezionato il bracciale classico, un po' più sportivo, che sicuramente toglie in termini di eleganza e di anche comodità, perché in realtà il Jubilee penso che sia per eccellenza uno dei bracciali più comodi sul mercato, nonostante il 5 maglie fatto da Mann in realtà è molto comodo perché è un vero 5 maglie, però avrei preferito quel tipo di bracciale sinceramente perché sarebbe stato più coerente con tutti gli altri prodotti all'interno del catalogo. Questo Brooklyn sarà disponibile, preordinarlo dal 15 marzo 2023. Per 5 giorni si avrà accesso al prezzo di 750 euro e credo che per il prezzo, per il fatto di avere un calendario triplo, sia un prodotto veramente interessante, divertente, fuori dal coro, che vuole un po' uscire dal classico schema di orologio da tutti i giorni. Peccato per il bracciale, perché se avessero messo secondo me il 5 maglie classico che utilizzano sugli altri orologi sarebbe stato veramente squisito come orologio e senza nessun grosso difetto. Il Jubilee è una cosa da accettare, il fatto che richiami altri orologi importanti è tipico nel mondo dei microbrand, lo fanno un po' tutti, però ecco, magari cercare di delineare il proprio campo aiuterebbe tanto, soprattutto se in termini di design ancora c'è qualche pecca. Fatemi sapere qui sotto voi cosa ne pensate. A me è piaciuto, nel senso, nel complesso è un orologio divertente da provare, da avere, probabilmente in una colorazione diversa, è sempre qualcosa che ti può far parlare, perché calendari tripli automatici non penso si trovino così facilmente, specie considerando il mercato moderno, specie considerando i 36 mm. Quindi nel complesso l'orologio è divertentissimo e quindi voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti. Lasciatemi un commento, lasciate un mi piace, commentate, condividete, come sempre vi ricordo di iscrivervi e di seguirmi sul mio Instagram @psqwatches e noi ci vediamo ad un prossimo video. Grazie della visione.